Il gruppo della Lega non sosterrà questo tipo di risoluzione, il testo di questa risoluzione, pur avendo contribuito in sede di comitato attraverso il collega il senatore Arrigoni in maniera importante al dibattito riguardante una parte importante ma non assolutamente esaustiva di quello che è la problematica che si evidenzia drammaticamente in questi giorni, cioè l'arrivo in maniera pesante, assolutamente ormai ingestibile, di clandestini sulle coste italiane. Ora, il tema è stato in questa risoluzione incentrato tutto su un articolo del Trattato di Dublino III, che abbiamo contribuito noi come Lega attraverso il Ministro Maroni quando eravamo al governo a tentare di modificare proprio nell'ottica di una ridistribuzione delle responsabilità in seno all'Unione Europea fra tutti gli Stati membri. Sulla carta ci si è riusciti, nella pratica è sotto gli occhi di tutti quanto le resistenze di paesi che in sede europea evidentemente contano, hanno un peso politico vero e non solo formale, come purtroppo ha l'Italia a causa delle incapacità espresse dal governo Renzi, e quindi è chiaro che il dibattito si è incentrato in sede di comitato tutto appunto sull'articolo 17, che nessuno disconosce, che tutti chiedono assolutamente di vedere applicato in maniera puntuale, anche perché questo ci permetterebbe effettivamente di spalmare in qualche modo l'onere di valutazione riguardante i soli però richiedenti asilo. Noi non votiamo contro quindi questa risoluzione per un motivo di merito specifico che in qualche modo condividiamo tutti quanti, forse noi prima di tanti altri colleghi di altri gruppi parlamentari abbiamo chiesto che ci fosse un'Europa che condividesse le responsabilità, non che scaricasse sugli altri quelle che sono le problematiche, ma votiamo contro per una questione di politica, perché affrontare in sede di Comitato Schengen solo ed esclusivamente la quota di problema, chiamiamola così, riguardante i richiedenti asilo è riduttiva ed è un esercizio, secondo noi, inutile, perché può essere sì di rafforzamento in termini di dibattito in sede europea questo tipo di risoluzione, ma non risolve l'altro grande tema, cioè quello dei clandestini che arrivano qua per ragioni economiche, non per ragioni di protezione umanitaria. Non essendoci assolutamente alcuna traccia all'interno di questa risoluzione relativamente a questo problema, noi non possiamo dare un voto favorevole, perché, dicevo, non vi è traccia all'interno di questa risoluzione della parte più drammatica anche in termini di costi sociali, di tensioni sociali, di problematiche di convivenza sostanzialmente impossibili fra chi in maniera clandestina, irregolare, illegale arriva all'interno di questo paese e pretende di avere un trattamento di favore, molto più di favore rispetto ai veri poveri che sono all'interno di questo paese, in Italia, che magari con il loro lavoro, prima di averlo perso, hanno contribuito al benessere di tutti quanti. Io capisco il menefreghismo di una certa parte politica che bada solo agli interessi, vede quando passano questi barconi non ci vede delle persone sopra, ma ci vede delle montagne di soldi da distribuire fra Caritas e varie cooperative, come si è visto a Roma. Però ricondurre una risoluzione, per quanto ben fatta in termini tecnici, solo ed esclusivamente appunto a una valutazione di carattere formale su quello che deve essere la piena applicazione dell'articolo 17 del Trattato di Dublino III, per noi non è sufficiente. Quindi è pur vero che il nostro collega, il senatore Arrigoni, ha contribuito in qualche modo e ha dato una sostanziale lettura positiva di quello che era la questione specifica dei richiedenti asilo, ma mancando tutto il resto, ripeto, che è dati del Ministero dell'Interno, oltre il 90% del problema, cioè quelli che voi chiamate migranti economici,
che tutti i paesi dell'Unione, eccezione fatta per l'Italia evidentemente, chiedono di trattare attraverso i rimpatri o addirittura i respingimenti, come faceva il ministro Maroni quando eravamo al governo. Mancando quella parte lì, il nostro voto non può essere assolutamente di sostegno. Non ci nascondiamo dietro l'ambiguità di una astensione rispetto a questo voto, ma proprio perché manca la parte più drammatica all'interno di questa risoluzione, il gruppo della Lega Nord voterà contro. Non me ne voglia la Presidente Ravetto, però non è una questione personale, come qualcuno ha detto, è una questione politica, perché noi è da 20 anni che segnaliamo questo problema, adesso che è diventato drammatico tutti quanti a parlarne, ma anche questa volta qui parlarne con una velata ipocrisia, perché si parla solo di una parte, che sono quelli che, dei richiedenti asilo, delle persone che possono in qualche modo ottenere una protezione internazionale, ma non si parla di tutta l'altra parte, che vengono qui in maniera clandestina, magari a delinquere o magari, come hanno detto ormai parecchie procure di questo paese, a fiancheggiare il terrorismo. Noi ipocriti non lo siamo e questa risoluzione non la votiamo. Grazie.